Antonio Fagotti, nel primo giorno ufficiale, anche se di giorni ne sono passati già tanti, Antonio, di lavoro, però oggi con la presenza dei pacienti a una settimana dal via parte veramente tutto. Sì, parte veramente tutto, parte secondo me nel modo migliore, perché era giusto che allo stato attuale, dopo che erano state fatte cose concrete, poi tu lo sai perché comunque sì, abbiamo avuto modo di parlare, dopo passi concreti fatti in silenzio perché volevamo un attimo capire quali erano le reali nostre potenzialità, era giusto uscire e far conoscere chi siamo veramente, quindi presentare i pazienti alla città, ai tifosi, a voi e cominciare. Questo non è una cosa, non sarà una cosa estemporanea, sarà uno di tanti incontri che verranno fatti puntualmente per far respirare alla città quello che è la Fiorentina Basket. Come sta andando la preparazione della squadra? È giusto parlare di salvezza, come ne ha parlato Piacenti, senza fare troppi voli? Sì, è giusto per tanti motivi. È giusto per tanti motivi perché ci sono delle squadre che meritano e impongono rispetto per la loro storia. Perché hanno un budget consolidato, perché sono partiti da tanto tempo e come abbiamo avuto modo di prendere in considerazione e valutare insieme, non si inventa nulla dall'oggi al domani. Questa è una società che andrà a regime nel corso del tempo, quindi già i ragazzi sanno, il coach sa, li ha preparati insieme alla società, perché siamo tutti allineati e anche a Massimo Piacenti, che se i risultati non dovessero cominciare a venire da subito, dobbiamo essere compatti e chiediamo questa cosa alla città, perché è attraverso il lavoro. Acquisire un titolo è possibile, ma non è la strada più auspicabile. Bisognerebbe, e concordo con i tifosi che hanno detto, che le categorie si conquistano sul campo. È vero, ce la siamo sentita, ci aspettiamo un aiuto anche da parte della città. La squadra ha dato buoni segnali, però ti chiedo in prospettiva se ci fosse la necessità di uno sforzo da parte della società per cercare di migliorarla, questa squadra magari con delle valutazioni da fare successivamente, la società è pronta a fare una cosa del genere. La società innanzitutto deve garantire la propria sopravvivenza e un equilibrio fra i vari reparti, fra il reparto dello staff tecnico e quindi della squadra, fra il reparto degli sponsor societario e fra il reparto aziendale. Quindi la società in prima cosa deve valutare questi equilibri. È naturale che ove il campo richiedesse una particolare attenzione, la società ha l'obbligo di guardare il campo e provare a sistemare ed aiutare. Oggettivamente quella che è una La squadra, più importante, sì, certo. perché tutto quanto gira intorno alla squadra, quindi noi siamo solo il contorno. Il nostro obiettivo è quello, come ha detto anche il nostro presidente, di lasciare alla squadra il lusso di poter concentrarsi sul campo. Questo è quello, se una società opera bene si riconosce da questa cosa, è invisibile, ma la squadra è tranquilla e questo è il nostro massimo obiettivo.